Ci siamo! Vino l'Est, credo, Torino. Se ho capito bene. Credi! Non lo so, Fede. Via! DJ, mi metteresti l'inno del Torino? Che i genitori del Torino l'hanno chiesto esplicitamente. Torino, il Milan left sul campo 2. Io questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino, mio padre andava sempre a comunale. Mentre sul campo 1, Milan mezza. Vita degli alti contenuti tecnici. Allora una grande discesa del numero 9 sulla sinistra. Marco Orlandi a tiro ribattuto come un falco. Marco Orlandi porta in vantaggio l'Albino Leffe. Albino Leffe che è la grande rivelazione di questo torneo. Toragnin, è troppo lunga. Calcio d'angolo per il Monza. Giro delle prime, Matte, c'è il giro delle prime. Grande stop, cross, salva sì. Tutto, direi che prende l'Albino. In partenza Milan, Monza però è messo molto bene in campo. Fuori gioco, giusto? Sul campo 2 invece il Torino adesso sta cercando di recuperare il gol di svantaggio subito all'inizio dell'incontro. Attenzione, peccato del portiere del Toro. Il Torino pareggia. Ma no, il portiere è ma no, fa il portiere. Rianima i suoi, il portierone del Toro. Borca Nicolò ha fatto gol. Borca Nicolò, lo segniamo dentro i portieri adesso. Quindi 1-1, equilibrio restabilito qua sul campo 2. Oh, perché c'è? Senza mille denti. Ottima uscita del Monza. Quella lì che si farà, infatti.
stazione di servizio. Purtroppo il bagno dietro la tribuna è stato trasato, è stato buttato un rotolo di cartigiani dentro alla pubblica e quindi chiedo a chi abbia impegni di andare nell'area del spogliatoi, agli spogliatoi della zona lavanderia. Mi spiace, ma purtroppo abbiamo chiamato anche l'esburgo e quindi non possiamo fare. Quindi, scusateci per il conveniente. Come dice Andrea Brozzi, ogni tanto che ne esce in giro. Lo chiamiamo bene questo, eh? Il punto di ruota, fuori luce! E il gol di Cattafi che porta in vantaggio i Brianzoli. 1-0 in questo derby sentito della Lombardia. Daniele non ci sta, grande salvataggio. Ottimo intervento del portiere che non si fa sorprendere da questa parabola insidiosa. Bene, non ce la riga. Due partite stiratissime. Però si vede un po' da qua. Però quel sole. Fai le foto? No, un video. Ginny, ma lasci la mano alla gente. Non si vede. No, devi proprio attaccare. Angolo per il Toro. Che c'è? Palla, palla. Calcio d'angolo per il Torino. Ottima palla, ottimo intervento del portiere. Sfiora il gol e mina su calcio d'angolo. Ancora una volta il portiere del Monza è molto attento. Azione caparbia del 9 del Torino, guadagna un'ottima punizione. Questa è un'ottima punizione. Andiamo. Importante. Guadagna un altro angolo il Toro e aumenta la pressione. Vediamo ancora i risultati. Ormai è finita la voce. Non è finita la voce. Torino al Milan F 1-1. Monza Milan 1-0 parziale. Altra punizione per il Toro. Adoro. Ah, ma tu hai le conoscenze in cucina. Oh, me l'hanno portata. Me l'hanno data.
Chiamatelo arbitro. Tiro. È antico. Tanto te Alfa quanti ne hai di microfoni? 26, 27. Ah, l'ultimo ci ha rovinato. Continua a resistere il vantaggio del Monza. Torino al Milanese, una partita box to box. Avanti e indietro, guardate, si stanno dando grande battaglia le due squadre. Sicuro talento. Numero 5, metodista primo. Tanto il Monza, pericoloso col numero 9 in contropiede. Ottimo fallo preso dal Monza. Grande parata, bella iniziativa, bella parata del portiere e angolo. Ale del Torino al cross. Allora, intanto, con questi risultati, tutte le squadre sono ancora in gioco per la vittoria, eh? 4, butta fuori! È finito l'incontro tra Torino e Cittadella. Bella partita, finita per 1-1. Alpino Leffe!